Ой, ну вы! Чтоб бетер, да? Я бачу, не коло на КамАЗе въебало. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу Президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава Україні! Слава! Buongiorno a tutti e bentrovati. È guerra in Europa, un evento bellico nel nostro continente di proporzioni tali che non se ne vedevano dal secondo conflitto mondiale. L'Occidente vive queste ore con grande inquietudine, ma l'Ucraina è stata abbandonata a se stessa. Questa è l'accusa che il premier Zelensky ha più riprese rivolto all'Occidente da Kiev. E noi stamattina siamo in compagnia del giornalista Tony Capuozzo, che in veste di reporter di guerra ha documentato alcuni dei più drammatici conflitti degli ultimi decenni. Tony, ben trovato e grazie di aver accolto il nostro invito. Ciao a tutti. Ecco, ci aiuti a fare un po' d'ordine rispetto alla drammatica trama di una narrazione troppo spesso confusa che si sta facendo della crisi in corso. Due regioni ucraine, filorusse, insorgono invocando l'annessione da parte di Putin, che peraltro da tempo guarda con crescente ostilità all'inesorabile avvicinamento dell'Ucraina alla NATO, ultimo atto della pur legittima occidentalizzazione dei paesi dell'ex URSS. Questo è il contesto nel quale esplode il conflitto, ma mi domando, si poteva fare qualcosa di più da parte euroatlantica per disinnescare questo evidente presupposto di una grave crisi geopolitica? Io credo di sì, guarda. Forse non è neanche più il momento del dibattito, il momento di provare ad arrivare a delle trattative, a dei negoziati, a fermare il bagno di sangue. Però una cosa può essere detta in modo molto semplice, che l'aggressione di Putin è inqualificabile, è assolutamente da condannare, e però l'Occidente, o meglio dire la Washington, l'aveva messo nell'angolo. Pretendere di arrivare con la NATO fino ai bordi della Russia è qualcosa che non poteva non inquietare la Russia. Questo non giustifica naturalmente l'invasione, ma forse la spiega. Adesso è tardi, sono gli insegnamenti. Io non credo che, quando parliamo di valori occidentali, non credo che la democrazia, per espandersi, debba espandersi sulle basi missilistiche, sui reparti militari. Insomma, questo tra l'altro è fallito negli ultimi, sono le lezioni recenti della storia, no? Dalla geografia dell'Afghanistan a quella della Libia, a quella della Siria. La democrazia viaggia attraverso le parole, attraverso la suasione, non attraverso la forza. L'alternativa alle sanzioni sarebbe la terza guerra mondiale. Le parole pronunciate ieri sera da Joe Biden hanno come fermato il tempo per un istante. Ecco, nell'azzardarsi a teorizzare pubblicamente un'ipotesi del genere, il presidente della più grande potenza militare del mondo ha compiuto qualcosa di grottescamente irresponsabile, o si tratta di autentico realismo politico? Ma guarda, io credo che
un leader tremebondo, incerto come Biden, sia stata delle parole oneste. Del resto l'aveva detto prima ed è stata una premessa decisiva dell'invasione. Noi non manderemo truppe. Se Putin ha invaso l'Ucraina è perché sapeva che la NATO non avrebbe mosso un dito. Questa è stata la sua certezza, è stata la sua arma più forte, sapere che l'altro fronte aveva le armi spuntate. La sorpresa amara gli è venuta dalla resistenza degli ucraini, questo, dalla resistenza di Kiev. Lì è stata la sorpresa, ma aveva le spalle coperte, e ancora le spalle coperte, uno dalla Cina, che supplirà a eventuali difficoltà che venissero dalle sanzioni. È astenuta sulla mozione di condanna dell'invasione, insomma, sta in qualche modo sta alle spalle di Mosca. E dall'altra parte la certezza che l'Occidente non avrebbe reagito. Adesso, quando molti, ma non solo nei salotti televisivi, ma persino tra i leader, auspicano una risposta dura, una risposta, Biden forse è stato onesto nel dire qualunque cosa che non siano le sanzioni. Qualunque altra cosa vuol dire mandare uomini, non so, equivalrebbe a aprire la strada a un conflitto mondiale. Che la NATO si rinforzi laddove è già presente, persino nei paesi baltici, in Polonia, in Ungheria, dove insomma va da sé, che metta piede in Ucraina. Abbiamo già, secondo me, stiamo andando oltre. Con l'invio di armi, bisognerebbe inviare ambasciatori, bisognerebbe montare tavoli di trattative ovunque, insomma, no? Questo bisognerebbe fare. Dopodiché, forse c'è qualcuno che spera addirittura che le cose vadano fino in fondo e che rappresentino o la rovina totale dell'immagine di Putin, che è già deteriorata con un massacro a Kiev, oppure sperano che Kiev diventi la tomba dell'impero putiniano. E quindi non sono così interessati a fermare le cose, non sono così interessati a caldeggiare una trattativa. Io credo che un paese come l'Italia e cittadini amanti della pace e quinto non debbano augurarsi che si arrivi all'ora X, ma debbano augurarsi che si arrivi quanto prima a fermare un bagno di sangue. Eppure abbiamo visto tutti in questi giorni le immagini di palazzine e residenziali sventrate, spari nelle strade folle, nei bunker antiaerei. Abbiamo udito anche la minaccia concreta e avvertito la minaccia concreta nei confronti specialmente di Svezia, Finlandia e Paesi Baltici. E questo pone in qualche modo una questione improrogabile. Per quanto può essere tollerata l'aggressione violenta e deliberata alle popolazioni civili, ai confini di un'Unione Europea che fino ad ora, possiamo dirlo, si è mostrata a tore opaco sul piano militare e di politica estera. Ma sai, lì state a decidere. Io credo che l'aggressività di Putin vada contenuta, vada recitata, che si debba lavorare i fianchi, che si debba sperare anche, personalmente lo spero, che prima o poi anche la Russia si avvii a un rapporto conciliante, insomma, qualunque ne sia il leader, conciliante, più conciliante con l'Occidente. Dobbiamo chiederci se abbiamo fatto il possibile per favorire ponti, per favorire se il modo per parlarsi, per ammansire l'orso russo, chiamiamolo pure così, sia mettergli le basi NATO a ridosso del confine. Qu per quanto riguarda il presente, sai, si va presto a dire bisogna sconfiggerlo, bisogna vedere chi è disposto a morire per Kiev, chi è facile, insomma, fare gli eroi con il corpo e le vite degli altri. E bisogna tenere presente che qualunque coinvolgimento nel conflitto aereo, insomma, quello sì può aprire lo scenario a qualcosa di imprevedibile. Ripeto, Biden da questo punto di vista è stato piuttosto onesto. Anticipavi prima la questione della Cina che in tutto questo si tiene in disparte, invita timidamente alla moderazione, ma è pensabile che Putin abbia lanciato la sua personalissima sfida al mondo senza prima trovare un'intesa con Xi Jinping?
No, è impensabile, no? Il resto è un gioco delle parti. Vai avanti tu. La Cina naturalmente mantiene la sua autonomia. Se a Putin andasse male, non è che la Cina non vuole, non ha nessuna idea di voglia di sporcarsi le mani o vedersi schizzare il fango dal tonfo di Putin. Però è andato il 4 febbraio a Pechino. No, no, non penserete che il 4 febbraio aveva sicuramente già in mente almeno la possibilità di invadere, no? Sicuramente ne ha parlato, sicuramente qualcuno gli ha detto vai avanti. In questo momento la Cina sta cercando è la Cina che sta cercando di spingere a trattare su Zelensky e naturalmente su Putin. Ho la sensazione che qualcuno a Washington non abbia piacere che ci sia una trattativa, perché sarebbe una trattativa fatta sotto la benedizione della Cina come agente, come numero uno, paese numero uno al mondo, quello che mette d'accordo i litiganti, una specie di giudice di pace. E questo naturalmente vedrebbe ridotti al ruolo di spettatori o di tifosi, e l'Europa e gli Stati Uniti. Io credo che in questo momento però fermare la resa dei conti. Teniamo presente, noi vediamo le immagini, no? In realtà non moltissime, no? La Russia non ha scatenato ancora tutto il suo potenziale militare, e in termini di uomini e in termini di natura delle armi. Ci sono delle bombe come le cosiddette bombe termiche, no? Che sono nell'arsenale russo, che non sono ancora lo strumento nucleare, ma sono una cosa a metà strada, perché sono delle cose. Noi vediamo questo grattacielo colpito, è sempre quello, no? Non c'è. La vita quotidiana si è fatta un inferno per i civili ucraini, ma la situazione non è ancora infernale, non abbiamo i combattimenti strada per strada, non c'è. Allora si tratta di fermare le cose fin quando siamo in tempo, no? Cioè, io trovo anche che ci sia una retorica nelle parole del presidente Zelensky, forse inevitabile, no? Però in lui è ancora comprensibile. In noi che ce ne stiamo al calduccio, insomma, ripeto, augurare essere bellicosi con le vite degli altri è un po' troppo semplice. La strenua e sorprendente resistenza ucraina a Kiev, a Kharkiv, non è l'unico ostacolo che Putin si trova a fronteggiare. Sanzioni colossali, l'immediata condanna praticamente unitaria da parte della politica mondiale, ma soprattutto insidiosissimi dissidi interni alla stessa Russia, dove l'opinione pubblica rischia di montare come un'onda che potrebbe spazzarne via l'intera classe dirigente. Quanto può resistere quest'uomo solo al comando? E se anche l'emergenza rientrasse nei prossimi giorni e si trovasse l'intesa per sedersi a un surreale tavolo diplomatico, che Putin sarà quello con cui il mondo dovrà confrontarsi da ora in poi, ma anche che mondo sarà quello col quale Putin dovrà confrontarsi? Voglio dire, si può ricucire veramente uno strappo simile nel nome della diplomazia? Si deve, io non credo che Putin sia destinato nell'immediato a pagare un prezzo totale, se non con una sconfitta bruciante, nel momento in cui davvero si impantanasse e perdesse sul terreno, sul campo di battaglia. Ecco, allora forse il nazionalismo ferito dei russi chiederebbe la sua testa, ma io ritengo che sia difficile questo. Qui ci sono anche due nazionalismi di popoli fratelli, no? E molto affini tra di loro, due nazionalismi che si combattono. Beh, io credo che si tratti, ripeto, in questo momento stare a guardare sperando che l'Ucraina sia quello che è stato la tomba dell'impero di Putin, come in parte l'Afghanistan fu la tomba dell'impero sovietico, è responsabile, perché questo verrà a costare la vita di migliaia e migliaia, non dico solo di persone in divisa, che sono pur sempre degli esseri umani dall'una dall'altra parte, ma di civili. C'è una città, insomma, che per quanto abbandonata da molti profughi è pur sempre piena
di civili. Credo che la cosa urgente in questo momento non sia fare geopolitica sulla pelle degli altri, sia dopodiché, una volta ottenuta una tregua, portate i torti e le ragioni di entrambi, attorno a un tavolo, dopodiché possiamo porci il problema di quali difficili nuovi equilibri cercare. Ecco, a questo proposito, è storicamente e politicamente immaginabile una soluzione, dunque, che assicuri e garantisca all'Ucraina sicurezza e autonomia senza per questo attrarla nell'orbita occidentale, oppure questo dissidio irrisolto rischia di divenire la cancrena del XXI secolo? Guarda, ti darò una risposta semplice. Io credo che l'Ucraina abbia tutto il diritto, naturalmente, e se lo sta anche difendendo sul campo, di avere il governo che si sceglie, i governanti che si sceglie, di vivere la vita che vuole. Non credo che questo diritto debba per forza comprendere il diritto a essere parte della NATO. Si può fare il piccolo sacrificio di dire rinuncio a un'alleanza militare, se questo preoccupa, irrita ed è un problema decisivo per il mio vicino. Non credo che non bisogna confondere l'espansione della democrazia, che ci auguriamo possa essere un diritto per tutti i popoli del mondo, con l'espansione della NATO. No, non credo che questo sia non credo che sia una rinuncia. Io penso che si possa morire per la libertà, ma morire per il diritto di far parte della NATO, francamente, mi sembra una fesseria. Tony, chiudo con una provocazione. Dalla stretta di mano fra lo stesso Putin e George Bush, con la benedizione di Berlusconi a Pratica di Mare nel 2002, sembra passata un'era geologica. Cosa è rimasto oggi di quell'Italia capace, pur con tutte le sue contraddizioni, di essere al centro della scena e dello scacchiere geopolitico? Beh, di quell'Italia è rimasto poco o nulla, ma è rimasto poco o nulla di quel mondo, no? Ricordiamo che sullo sfondo c'era la minaccia del terrorismo internazionale. Credo che Putin sia stato allora, era naturalmente un leader insediato da poco, tra i primi a stringere la mano, non solo a Pratica di Mare, prima ancora, dopo l'11 settembre, no? Offrire, aveva l'esperienza della situazione cecena. Credo che era un mondo che vedeva il suo nemico nel fondamentalismo islamico, che su quello poneva le basi di intese che fino a pochi decenni prima sarebbero state impensabili, appunto fra Mosca e Washington. Cosa ha fatto? Ora, sulle responsabilità di Putin è facile individuarle, è anche il percorso di un autocrate, insomma, di una persona che non deve confrontarsi con un dibattito democratico nel suo paese. Io credo che noi dobbiamo guardare le nostre responsabilità. Si è fatto abbastanza. Ricordatevi che per un periodo si è anche discusso della possibilità di far aderire la Russia alla NATO, no? Allora, dobbiamo chiederci, io credo che questo non vuol dire tradire l'amicizia con gli Stati Uniti, il ricordo del ruolo che hanno giocato nella Seconda Guerra Mondiale. Credo che dobbiamo chiederci qual è il nemico della NATO? Qual è il nemico della NATO? Che senso ha questa alleanza? È in funzione contro chi? No? Tenga presente che la NATO è andata a combattere in Afghanistan, lasciando poi gli afghani nella condizione che sappiamo, no? Oggi. Se teniamo presente che la NATO ha bombardato Belgrado in nome di quello che stava succedendo in Kosovo, ma io c'ero, forse molti hanno dimenticato, bombardando una televisione, bombardando, insomma, comportandosi, non, producendo delle scene non molto diverse da quelle che oggi vediamo in Ucraina. Il mondo è cambiato da allora, ma se, nelle cose in cui è cambiato in peggio, certo uno può addossare la colpa anche all'altro, a Putin, no? E Dio sa se ne colpe ne ha, ma per la parte sua deve guardare le proprie stesse colpe. A me pare che non è stato un bene isolare la Russia. Io vedo
con forza, lo è già nella cultura, nelle volontà, nel modo di essere, nei rapporti. L'Ucraina addirittura parte della nostra comunità europea, unita nei traffici, nei commerci, nei diritti, nei doveri, negli aiuti, nei contributi, nel Parlamento europeo. Dobbiamo per forza avere delle basi NATO in Ucraina. È interesse della democrazia, è una vittoria dell'umanità. In queste ore il Cremlino apre a negoziati in Bielorussia, l'Ucraina si sottrae. Insomma, cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore? Io so quello che vorrei aspettarmi che Zelensky dicesse vengo a questo tavolo negoziale che è stato messo in piedi in Bielorussia, nonostante la Bielorussia sia una filiale putiniana, no? Come sappiamo, sotto il dittatore Lukashenko, vengo se sospendete il fuoco. Vorrei che per qualche ora tacessero le armi, tempo che si siedono attorno al tavolo, ognuno con le sue richieste, le sue rivendicazioni, che in queste ore, che in quelle ore si pensasse ai civili, a chi ha voglia di raggiungere una frontiera per andarsene fuori, a chi ha bisogno di essere curato, e comunque tacessero le armi, e che lì discutessero se che discutessero se una rinuncia, se Zelensky se dicesse io sono. Non cedo su nulla, tranne su una cosa. Non mi interessa più far parte della NATO, anche perché mi ha girato le spalle in queste ore. E Putin dicesse, vorrei vedere Putin in imbarazzo, rispondo, sì, mi va bene oppure mi va male. E se si accontenta, deve pensare velocemente se si espone a una pessima figura dando l'ordine di retromarcia a tutti i carri armati che hanno invaso. Questo vorrei vedere. Temo che, ripeto, il cinismo, anche a volte anche in malafede, spesso in buona fede dell'Occidente che vuole che gli altri siano gli altri a fare gli eroi, a immolarsi in nome dei valori occidentali che sono qualcuno è chiamato a difendere, spinga la retorica di Zelensky a interpretare. Qualcuno ricorda forse la storia di Massada, quella fortezza ebraica assediata dai romani, esiste ancora oggi i resti di quella rocca, che piuttosto di consegnarsi, è uno dei miti fondanti della moderna Israele, piuttosto di cedere, si uccisero tutti fino all'ultimo, si sacrificarono. Ora, se noi vogliamo che oppure. Possiamo, qualcuno spera fondatamente che Kiev resista e che sia la tomba di Putin. Allora, però mandi gli altri avanti a morire per affossare Putin. Non mi sembra un gran pensiero pacifista, non è il mio comunque. Grazie Tony per la chiarezza e il pensiero illuminante, grazie a voi per averci seguito e così vi salutiamo. Buona giornata. Ciao, un saluto a tutti gli amici sardi, affettuoso. Grazie.